Credo forse qualche trasporto per andare da qualche parte nel momento in cui non fosse disponibile nessun operatore di casa donna, ecco, ma nessun altro tipo di sostegno o di spesa fino ad ora c'è stata chiesta, quindi vuol dire c'è una bella differenza tra una forma di gestione e un'altra. C'è la forma imposta? Ti obbliga a sostenere dei costi sia del terzo settore, sia del volontariato, sia del comune, perché a un certo punto c'è stato il volontariato, sono molto campione, sono queste fatture qua, 160 persone, 116 persone, per vestire capo a piedi, sono i volontari che glieli portano su, e già purtroppo sono già carento, è un po' stato che è carento, ragazzi, chi glieli porta? Compre 160 già carento, signor comune. Perché poi nella distribuzione devi essere sistematico. Capite che è un modo per evitare che poi in supplenza di qualche pilotata alberghiera lo stesso comune, la stessa comunità deve intervenire. Ci devono mettere a sua volta i soldi di risorsa. Lasciamo perdere se dovesse scoppiare un qualche casino o chissà che cosa. E non c'è proporzione tra i due mondi. D'altronde 50 persone per 46 euro al giorno, per 6 mesi, sono specialmente per alberghi inclusi, per alberghi massimi. Cioè, allora, persone piuttosto che 46 euro per 50 persone. Fanno 2.300 euro al giorno. E questo è lo scandalo che si sta aggiungendo. E poi con questo argomento c'è la ragione. Sì, sì, la cosa è perché non si è mancato completamente le autorità, non si è mancato le istituzioni, sono andati a trattare direttamente. Io proprio il discorso di corte, no? Con il sindaco, con la pianta, con il prefetto, mi chiedevano ma perché nessuno già tutto qua, ha fatto la favola di salve dicendo che era un po' di nemmeno lei. Guardate che però ci sono ancora amministratori di comuni e della provincia che continuano a ignorare l'esistenza di questo problema. Cioè volutamente a dire a voi non ce ne frega niente. Una domanda. Questa è un'emergenza umanitaria che ha un termine o che può prolungarsi nel tempo? Allora. Perché io vorrei vedere un po' più in là del giornale, cioè faccio un esempio. Accogliamo 5 persone nel comune, è nostra pena. Le aiutiamo a integrarsi, a leggere, scrivere, fare le domande di asilo. Una volta ottenuto la domanda di asilo, magari fra qualche anno anche la cittadinanza, poi ci saranno le ricongiunzioni familiari che sono permesse. Quanti ne arriveranno oltre a quelle 5? Punto di domanda. Perché vorrei vedere anche negli anni successivi, perché un'emergenza è un'emergenza che la può creare. Però bisogna vedere poi. Allora, visto che è dal 2004 lavoriamo in questo settore, perché se parliamo del fatto che siamo ancora più esperti di emergenza, posso rispondere non con una posizione teorica, ma con dei dati di fatto. Cioè, quello che è accaduto ai profughi, o meglio, ai richiedenti asilo dei rifugiati politici, che noi abbiamo accolto nel 2004. Tra parentesi. Vediamo il concetto di profughi e rifugiati politici. Se noi teniamo conto delle guerre etniche, tre quarti del mondo deve essere rifugiato politico. No, allora, se mi permetta, è una questione tecnica di risposta tecnica. Allora, il profugo è una definizione impropria, o meglio, è una definizione che non è giuridica, lo è stato, ma oggi come oggi ci riguarda poco. Il profugo non è che ci scrive da qualche parte che cos'è. Se c'erano i profughi di guerra, la protezione internazionale si applica a tre livelli. Il cosiddetto rifugio politico, che permette 5 anni di permesso di soggiorno ai migranti,
la protezione sussidiaria, che sono 3 anni rinnovabili, la protezione umanitaria di 1 anno. La concessione dello status di uno di questi 3 status è il termine di lungo percorso di valutazione della domanda. Sono poche le domande che vengono rilasciate così. L'interrogatorio della Commissione, le verifiche che fanno la Commissione sulla storia di Israele è a un livello tale che è molto più facile che venga trascurato un diritto non emesso piuttosto che concesso un diritto non emesso. Ma torniamo alla domanda iniziale: cosa ne farebbe di questa persona? La nostra esperienza come servizio di protezione, quindi parlando di persone che hanno avuto uno status, hanno avuto un permesso di soggiorno. Il percorso che stanno facendo loro adesso, quello per ottenere un permesso di soggiorno, ok? Di uno di questi 3, per chi vuole dire. L'ottenimento di uno di questi permessi concede alla persona di stare sul territorio italiano senza avere in questo subito un aggancio diretto con un flusso migratorio ordinario o regolato del contingente migratorio. Da qua in avanti, quando uno viene riconosciuto, ha un certo tempo per essere, diciamo così, aiutato dal governo italiano e strutture, per procedere poi successivamente alla rendersi indipendente dalle forme di aiuto. Nella condizione concreta dei nostri territori abbiamo visto che negli ultimi anni le persone rifugiate che hanno deciso comunque di rimanere permanentemente in Italia, perché molti, ad esempio i curdi, hanno con la stabilizzazione del Kurdistan sono rientrati con avere permessi qua, hanno rinunciato alla protezione e sono ritornati in Kurdistan, nel momento in cui il Kurdistan si è stabilizzato. Abbiamo benissimo lavorato con molti curdi. I curdi a un certo punto hanno chiesto rimpatrio o hanno preso il loro, sono tornati indietro dopo che il Kurdistan si è relativamente stabilizzato in questi ultimi tempi. Quindi quelli sono tornati nel loro paese. Molti hanno seguito un percorso di integrazione che, come tutti i percorsi di integrazione, non gravita nei luoghi dove la persona si è trovata temporaneamente a vivere, bensì sui luoghi dove la persona trova da vivere. Dobbiamo considerare che, per esempio, gli eritrei o i somali, che hanno delle comunità storicamente presenti in Italia anche post-coloniali, partono magari da qui con il loro status. Alcuni trovano un'integrazione qua, ci sono gli eritrei che qua lavorano con lo Skyrocket, sono degli afghani che lavorano nella mafia, o cercano e trovano lavoro, o presso la loro comunità a Roma, a Milano, o comunque a un certo punto trovano e cercano di muoversi e trovare tutte le risorse. Se vogliamo fare un'analisi micro, cioè ossimo, come luogo di integrazione lavorativa, c'è un campo. Voi dovete scuolare ossimo per lavorare. Quindi non ha senso pensare di avere delle persone a carico, perché non sono a carico. Non è che si installano qua. Loro qua godono di un periodo di protezione al termine del quale o si inseriscono all'interno di strutture specialistiche o, avendo ottenuto un diniego, un diniegato per legge deve essere espulso. Ok? Comunque non ha nessun interesse, dal momento che sa di poter essere espulso, di stare nel paese del mondo, detta puntualmente in termini di estrema pragmatica. Un diniegato che è a Osimo, che dopo domani deve andarsi perché è stato diniegato, non sta a Osimo. Cosa ci sta a fare a Osimo? Per essere trovato messo in un centro di espulsione, centro di identificazione e espulsione, che è una galera che sta dentro 1 anno e mezzo prima di essere riportato nel tuo paese, lo sanno, cercano di andare bene. Oppure
non viene dichiarato, entra in uno stato di protezione. Benissimo, entra in uno stato, entra in un percorso di protezione. E quelli da sempre attivi, possiamo farlo inserire anche nel nostro genere. E sul ricongiungimento familiare? Il ricongiungimento familiare si può ottenere dal momento in cui il ricongiungimento può dichiarare di avere un posto di lavoro, uno spazio di lavoro per la vita. Quindi deve essere a tutti gli effetti integrati. Non puoi chiedere un ricongiungimento familiare senza il presupposto di avere dei condizioni. Quello che fa lo stato giuridico è quello di consegnare un permesso di giorno, ma a quel punto lì, questo permesso di giorno, poi anche permesso di soggiorno per lavoro, che quindi sono, in questo caso sono sganciati da un contratto lavorativo, ma non è che garantiscono qualche cosa in più. Noi non ricongiungiamo uno delle decine e decine di persone con diversità di deficienti. Ovviamente un ricongiungimento familiare di un intero, che comunque non dura qua da 4 anni, ha la sua posizione lavorativa, c'è il suo decoroso trattamento, valutato, eccetera, eccetera, e fa il suo ricongiungimento, punto a capo. Tra l'altro un numero bassissimo percentualmente tra quelli che vengono e cercano di ritornare al loro paese, che non sono migranti, e quelli che seguono un percorso di integrazione individuale o si spostano poi in città. Non abbiamo una residenza, se qua ci fossero fermati tutti quelli che abbiamo assistito quella notte, abbiamo già molte persone in più di quelle che abbiamo. Insomma, noi si fermano, due o tre si fermano, fanno un appartamento da solo, lavorano, chiaramente nel loro posto. Hanno sempre, sono sempre quelli che sono più attenti a non combinare tesserie, perché possono essere espulsi, cioè è più facile espellere un richiedente che non un lavoratore. Perché sono perfettamente identificati e tutto, forse che non abbiamo con i clandestini. No, sono all'interno di una precisa identificazione. Loro hanno anche le impronte digitali in rete internazionale, perché il protocollo di Dublino sono, non scappano, cioè sono proprio impacchettati perché volete comunque. Se non ci sono le altre domande, concludendo praticamente se visto che i numeri sono veramente limitati a livello di accoglienza e che la prospettiva di non farlo potrebbe comportare un peso ben più grave e probabilmente fuori controllo, non abbiamo neanche l'esperienza dell'organizzazione che ha Malegno e che non abbiamo interpreti di è possibile, non dico scegliersi, ma avere diciamo una selezione di persone che si riesce a gestire più facilmente, perché noi siamo guardati. Anche i servizi di quello guardati non abbiamo trovato. Ci immagino qualcuno che parla la lingua di Don Ilario, magari chi è? No, beh, adesso, se se lo ricorda ancora, cosa parlo lei di origine? Scusi? Qual è la sua lingua di madre? No, come si chiama? Come si chiama? I Pun. Okay. Lui può farci il traduttore? Però congolesi non ne abbiamo.